Se c'è un allenatore capace di prendere una squadra in corsa e cambiarne il destino, questo è Bruno Mandragora. Il mezzo miracolo sportivo del Proci dallo scorso anno parla per lui. Arrivo a novembre, 16 risultati utili di fila e obiettivo al playoff centrato. Fiore all'occhiello, i 7 punti su 9 conquistati contro le Big, Portici, Afragolese e il Savoia, che poi stronca il sogno isolano in semifinale playoff, ma solo ai supplementari. A Procida, Mandragora è tornato in eccellenza dopo 15 anni tra Serie D e Lega Pro. Quella di Giuliano è la seconda panchina di fila nella massima serie regionale. Obiettivo? Costruire un nuovo capolavoro, e in una piazza come Giuliano gli stimoli non mancano. La prima forza nella vita è la forza mentale, poi viene forza tattica, tecnica, atletica. La prima forza è la forza mentale, dove io credo molto nella forza mentale. Ripeto, la mia storia la si sa, il mio curriculum lo conosco, non lo devo dire, perché adesso si chiama Giuliano e da oggi in poi Mandragora cercherò di portare risultati. Per un sottile gioco di assonanze c'è chi lo chiama già il mago Mandrake, come il celebre personaggio dei fumetti bravo nei giochi di prestigio. Ma dietro al suo successo non c'è nulla di occulto, ma solo tanta gavetta nei settori giovanili, un grande lavoro sul campo e la capacità di adattarsi alle caratteristiche degli uomini a disposizione. Un pregio che lo ha portato a vincere molto da subentrato, come la prima volta nel 2002 sulla panchina della Caivanese, che in quella stagione si aggiudicò l'edizione nazionale della Coppa Italia Dilettanti. E sempre da subentrato alla Turris nel 2010. Le finali furono addirittura due, la Coppa di Serie D e i playoff nazionali, due sogni tramontati all'ultimo atto, rispettivamente contro Perugia e Rimini. Ma il successo più bello e importante della sua carriera Mandragora l'ha costruito partendo da agosto, la vittoria del campionato di Serie D sulla panchina della Neapolis, al tempo San Giuseppese, nella stagione 2006-2007, un trionfo che gli ha aperto le porte di Coverciano e gli ha permesso di conseguire il patentino di allenatore professionista. Dopo le voci che lo volevano al Savoia, Mandragora ha scelto il Giuliano, al quale approda insieme al direttore Nicola Crisano, entrambi reduci della stagione a dir poco esaltante sull'isola di Procida. La scelta del presidente giallo-blu Sestile arriva in tempo per raddrizzare una stagione partita a singhiozzo, con 10 punti conquistati in campionato e un attacco, il quinto peggiore del girone, che stenta a decollare. La doppia sconfitta contro la Puttana tra campionato e coppa è costata cara a mister Amorosetti. La scelta del mago è un chiaro segnale che il Giuliano punta ad essere protagonista su entrambi i fronti. La prima impresa si chiama Frattese, l'unica squadra ancora imbattuta nel girone A. Mandragora ha subito chiesto e ottenuto la terapia d'urto, tutti in ritiro fino a sabato. Un full immersion per conoscersi il più possibile e, perché no, tentare subito la prima impresa.